MixitNet vi presenta l'unboxing di SteelSeries Nimbus, il controller wireless per Apple TV, iPhone, iPad, iPod e pure Mac. Basato sul protocollo MFI, è in grado di controllare tutti i giochi predisposti con questo protocollo. È appena arrivato e vediamo che a bordo del nuovo controller c'è un D-pad, una batteria ricaricabile da 40 ore di durata che si controlla attraverso un connettore Lightning e bottoni sensibili alla pressione. Come vedete, l'apertura della scatola è molto semplice, c'è solo questo piccolo sportello da aprire e all'interno troviamo direttamente il nuovo controller con un librettino di istruzioni che porta gli adesivi con il brand dell'azienda che produce il controller, SteelSeries appunto, e andiamo a vedere all'interno del libretto. Le istruzioni sono in tantissime lingue, chiaramente prevale l'inglese, e troviamo subito i link per la pagina di supporto, le domande più frequenti e l'acquisto di altri dispositivi del tipo. Il libretto riporta chiaramente le istruzioni per la prima sincronizzazione attraverso Bluetooth con i vostri dispositivi iOS, Mac o Apple TV, e vediamo subito il prodotto che ha un tasto menu al centro, un D-pad scolpito su un fianco, e i tasti di selezione classici. Al centro troviamo 4 LED che indicheranno la sincronizzazione oppure lo stato di carica della batteria. Novità sostanziale di questo modello è la presa Lightning sul retro. Qui vediamo il tasto Bluetooth e un tasto di Hold. La presa Lightning permette la ricarica delle batterie dopo 40 ore di utilizzo. Qui vediamo i bottoni con una buona lunga corsa, il peso è discreto, la superficie delle manopole è liscia. Nel complesso si tratta di un prodotto ben realizzato che andremo poi a esaminare insieme ai giochi per Apple TV, Mac e naturalmente iOS per iPad, iPhone e iPod Touch. Il modello è la derivazione di un modello precedente che è ancora in commercio, si tratta del modello Stratus, che ha praticamente le stesse caratteristiche fisiche, cambia leggermente il D-pad che è appoggiato su un disco circolare, per il resto in realtà la differenza più grande è la presenza all'interno di due batterie AA che possiamo facilmente sostituire, e la durata comunque rimane quella di 40 ore. Come vedete il D-pad ha un disco circolare, il tasto menu è un tasto pause in questo caso, e qui abbiamo i due stick analogici, i tasti di controllo. Sul retro troviamo il tasto per la sincronizzazione Bluetooth e quello per la verifica dello stato della batteria, i classici bottoni sul retro. Ecco, qui vediamo fianco a fianco i due modelli, si tratta di profili più o meno simili. Il peso del modello vecchio è leggermente superiore, però l'impatto generale è lo stesso. Gli stick analogici sono un po' più lavorati, hanno un maggior grip rispetto al modello nuovo, che li vede un po' più lisci. Per il resto si tratta comunque di due dispositivi molto maneggevoli e comodissimi per giocare a giochi arcade e console anche con la vostra Apple TV.